Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non parliamo di make-up, bensì parliamo di capelli. Me l'avete richiesto non in tanti, non in tantissimi, ma in ancora di più. Calcolate che avevo i capelli cortissimi fino a più o meno all'inizio dell'anno scorso, poi ho iniziato, diciamo, a prendermene un pochino più cura attraverso le cose che vi racconterò oggi e i miei capelli sono cresciuti tantissimo, sono super sani, mi fate tantissimi complimenti, anche mia sorella tipo mi ha detto wow, Giulia, i tuoi capelli sono migliorati tantissimo, avendoli avuti per tutta la vita, diciamo, sempre bruciati con le punte rovinate, un po' schifosetti, quindi ho deciso di fare un video dedicato ai capelli per dirvi tutto quello che faccio. Sperando che qualche mio consiglio possa essere utile a qualcuno che ha i capelli rovinati, magari li vuole far crescere o comunque li vuole far diventare più sani. Vi avviso già che questo sarà un video lunghissimo perché voglio dirvi tutto quello che ho da dirvi. Quindi se magari vi rompono le scatole i video lunghi, vi consiglio di chiuderlo subito. Se volete sapere tutto quello che faccio per curare i miei capelli, continuate a guardare il video. Prima di iniziare voglio dirvi due cose velocemente. Il mio trucco oggi non mi piace per niente, per il semplice motivo che ieri ho avuto la brillante idea di lavare tutti i miei pennelli. Quindi oggi quando sono andata a truccarmi i pennelli erano ancora leggermente bagnati, umidi e quindi mi sono praticamente fatta tutto a chiazze. Quindi se vedete, non lo so, blush, l'ombretto a chiazze, sì, è proprio a chiazze. Questo è il motivo, però ormai mi ero truccata, ho detto vabbè, non fa niente, capiranno, non sarà la fine del mondo. Seconda cosa che voglio dirvi, in tantissimi state acquistando le magliette di Pampling, che è praticamente il brand che fa tutte magliette super mega fighissime, spiritose, diciamo anche un po' nerd, quindi a tema Star Wars, Signore degli Anelli, c'è cioè Dragon Ball, ci sono davvero tantissime cose. Sapete che ho disponibile per voi lo sconto del 15% per tutto l'anno con il codice GiuliaB. Per il Black Friday, quindi per questa settimana dal 19 al 23, se non sbaglio, comunque ve lo scrivo in descrizione così non posso sbagliarmi. Ho lo sconto del 25%, sì ragazzi, avete capito bene, lo sconto del 25%. Quindi se vi piacciono queste magliette, correte subito a prenderle, calcolate che potete riutilizzare lo sconto diverse volte. E se stavate pensando di fare dei regali di Natale a persone che amano queste cose, che amano magari un film in particolare, se volete fare un regalo più spiritoso, fatelo adesso perché ovviamente avete la possibilità di risparmiare il 25%. Inoltre, per la settimana del Black Friday le spese di spedizione, anziché 3,90 euro, costano soltanto 1 euro, quindi super mega convenienti. Ovviamente sto pre-registrando questo video, ma appena arriverà il giorno in cui parte lo sconto, anche io acquisterò e farò qualche regalino attraverso appunto lo sconto del 25%. Chiudiamo qui il discorso e iniziamo subito a parlare di capelli. Sto cercando la data di una foto in cui avevo i capelli cortissimi. Ed è proprio questa qui, 16 ottobre 2017. Ve la metto qui, ve la faccio comparire, giusto per farvi capire in un anno quanto sono riusciti a crescere i miei capelli. E io sono davvero stupida di questa cosa perché per tutta la vita ho provato a far crescere i capelli e non ci sono mai riuscita. E invece adesso finalmente ci sto riuscendo. Voglio i capelli fino a sotto il seno, quello è il mio sogno. Vorrei che i miei capelli arrivassero fino qui, quindi diciamo che oddio, forse in un altro annetto e mezzo potrei riuscirci, visto che sono cresciuti praticamente di questo pezzo e calcolate che sono anche abboccolati. La maglietta nera, lo so, non è il massimo per farvi vedere i capelli, però li vedete in tutti gli altri video. Allora, calcolate che io ho dei capelli ricci, lo so, non mi vedete mai con i capelli ricci perché non li porto. Il motivo è semplice, se avessi dei capelli ricci, belli, con il boccolo che si forma tipo a molla, non perderei tempo ad allisciarmeli. Purtroppo il mio riccio è molto strano, nel senso che non è fatto in questo modo, ma è fatto un po' zigzag, tutto crespo, quindi viene fuori tipo una specie di rasta. E il mio crespo non parte dalle lunghezze, ma parte proprio dalla radice. Quindi, per questo motivo, per stare un pochino in ordine, per avere i capelli più gestibili, li alliscio sempre in modo appunto da sembrare una persona normale, altrimenti i miei capelli starebbero bene forse per la prima mezz'ora dopo che li ho lavati e poi dovrei legarli, quindi sarebbe pesante doverli
dovergli stare così tanto dietro. Invece, appunto, in questo modo riesco a tenerli benissimo, a gestirli tranquillamente. Non so neanche da dove partire per dirvi che cosa faccio, quindi tiro fuori tutti i prodotti che mi sono preparata, così vi parlo dei prodotti che utilizzo e di che cosa faccio. Iniziamo dal colore. Allora, io sono bionda cenere naturalmente e tipo tingere i miei capelli è la disgrazia per tutti i parrucchieri e per tutte le persone che cercano di avere quel biondo sfumato sul freddo, sul biondo tipo platino. Lo so, a me sugli altri i capelli biondi, i capelli biondo cenere piacciono tantissimo, su di me non mi piacciono. Quindi è da tantissimo tempo che li tingo. In questo momento diciamo che ho quasi sempre utilizzato questa tinta qui che trovo da un fornitore per parrucchieri. Ora cercherò di mettervi il link di tutto quello che vi menziono all'interno di questo video. Se non dovessi trovare qualcosa, vi scrivo soltanto il brand e poi vedete voi dove trovarlo. Cercherò appunto di mettervi link o di Amazon o di siti dove potete acquistare le cose. Insomma, avete capito? La marca è questa qui, si chiama Lumea e il colore che faccio è il numero 3. Calcolate che quando ero rossa prendevo il numero 6.62, mi chiedevate in tantissimi che colore prendevo e praticamente quando devo fare soltanto la radice faccio metà tubetto, lo so, io ho tantissimissimi capelli, invece quando devo fare tutta la ricrescita perché magari vedo, scusate, tutte le lunghezze perché vedo che i capelli si sono leggermente scoloriti, faccio tutto il tubetto. Quando faccio la tinta ci metto anche delle bustine che sono sempre di questa marca, che sono tipo cheratina, argan, qualcosa del genere, li mischio insieme alla tinta e all'ossigeno. Ogni quanto faccio le lunghezze, ogni 3 mesi, qualcosa del genere, più o meno, non lo faccio tanto spesso proprio per cercare di non rovinare, cioè per cercare di rovinare i capelli il meno possibile. Passiamo invece al trattamento alla cheratina che faccio. Io faccio tutto a casa, ragazzi, però il consiglio che voglio darvi è: se non avete manualità con i capelli, rivolgetevi ad un professionista. Se avete manualità con i capelli, potete anche fare tutto a casa. E lo so, i parrucchieri qui sotto mi uccideranno. Calcolate che io non ho mai trovato un parrucchiere di fiducia, non ho mai trovato una persona che mi facesse sentire a mio agio e che mi soddisfacesse al 100%, quindi sono arrivata ad un certo punto della mia vita, più o meno l'anno scorso, da quando ho iniziato a far crescere i capelli, che ho detto perché devo spendere soldi e andare da persone che non mi soddisfano quando posso spendere molto meno soldi e farlo da sola a casa. Quindi esistono tantissimi parrucchieri bravissimi, non voglio assolutamente dire il contrario, semplicemente io non ho mai trovato quello giusto. Quindi, siccome da tutti i parrucchieri da cui sono andata praticamente mi hanno distrutto i capelli invece di curarmeli, che poi sarebbe stato semplicemente il loro lavoro, ho deciso appunto di non andare più dai parrucchieri e di fare tutto a casa. Sì, li taglio anche a casa, faccio tutto io. Siccome io andavo dal parrucchiere, dicevo: mi dai una spuntatina tipo di mezzo millimetro, e loro, per far vedere che non lo so, erano bravi perché forse era la prima volta che ci andavo, non lo so, mi facevano questi tagli che chissà che cosa volevano fare, i miei capelli da lunghi diventavano magicamente corti. Me li facevo riallungare, riandavo nuovamente dal parrucchiere per dare una spuntatina e mi rifacevano la stessa cosa, quindi non riuscivo mai a far crescere i capelli. E poi, proprio perché io ho dei capelli talmente tanto ricci che comunque bisogna insistere un po' con il fono, soprattutto prima che facessi il trattamento alla cheratina, di cui vi parlo tra un secondo. Oddio, già sono passati 10 minuti, ragazzi, sarà davvero lungo questo video. Che cosa facevano? Praticamente me li lavoravano talmente tanto con il fono e con la piastra, soprattutto sulle punte, cosa che a me non serviva, perché a me serviva invece che lavorassero la radice, che praticamente dopo che io ero stata dal parrucchiere, avevo tagliato i capelli, quindi avevo levato il pezzo di punte rovinate, uscivo che già mi avevano risfondato nuovamente i capelli, quindi era tipo una specie di circolo vizioso di cane che si morde la coda e non uscivo mai fuori da questa situazione. Da quando me li taglio da sola, quello che faccio è praticamente, non prendete esempio da me, ragazzi, davvero, io sono arrivata qui, non ne potevo più e quindi ho detto risolviamo in questo modo e basta. Me li divido a metà, prendo le forbici e mi do una spuntatina proprio così sulle punte. E ovviamente quando ce li ho lisci non devono essere mossi e li taglio leggermente qui davanti. Ora ho un pezzo qui che
che è molto più corto, non si vedrà neanche, già ve l'avevo detto tantissimo tempo fa. Ho un pezzo nella parte qui davanti che è più corto di tutto il resto dei capelli, perché tantissimi anni fa sono stata da un parrucchiere che mi aveva tagliato i capelli cortissimi, anche se io gli avevo chiesto sempre la solita spuntatina, e mi aveva fatto nella parte qui davanti praticamente tutta, diciamo, questa ciocca qui me l'aveva tagliata cortissima, quindi avevo tipo delle super basette lunghissime che mi sono ancora rimaste. Sto cercando di farle, di pareggiarle con il resto dei capelli, ma ovviamente ci vuole tempo, anche perché il resto dei capelli si sta allungando, quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo, però adesso non si vede quasi più. E poi, sempre per un taglio sbagliato, la parte destra è più lunga di quella sinistra. Non so se si vede dalla macchinetta, però io che mi faccio i capelli tutti i giorni lo vedo. Qui ci sono delle ciocche più corte della parte sinistra. Anche quelle stanno crescendo, però per adesso le teniamo lì così. Quindi appunto io ogni circa 3 mesi, quando faccio il trattamento alla cheratina, mi vado e mi levo tutte le punte rovinate. I miei capelli sono arrivati ad un punto che sono super sani, sono luminosissimi. Le punte stanno benissimo, cioè non ho una doppia punta, cosa che io non ho mai avuto in tutta la vita, non potete capire quanto sono contenta. E niente, quindi finalmente sto iniziando ad essere soddisfatta dei miei capelli. Anche se non ho un taglio fatto da non so quale bravissimo parrucchiere, o magari non avrò una super scalatura, o non saranno pari precisissimi, non mi importa perché a me piacciono. Quello che faccio dopo averli tagliati solitamente è li metto dietro, in questo modo sempre avendoli lisci, e chiedo a mia mamma se sono, diciamo, pari nella parte finale, o se una parte è più lunga dell'altra, o se magari ho qualche ciocca che mi è rimasta fuori. Però vi ripeto, li accorcio davvero di pochissimo, levo soltanto le punte rovinate, non li taglio in questo senso, anzi taglio proprio le ultime punte in questo senso, e poi vado in mezzo alle punte e faccio così con la forbice. Non so, forse qualche parrucchiere mi scriverà tante brutte parole qui sotto, però a me piacciono come stanno uscendo fuori, quindi va benissimo così. Parliamo ora del trattamento alla cheratina. Allora, il trattamento alla cheratina è praticamente un trattamento anticrespo e lisciante. Come funziona? Voi mettete questo prodotto sul capello, lo riscaldate con la piastra. Il capello dovrebbe, cioè il trattamento dovrebbe togliere tutta la parte crespa del capello. Non significa che un capello riccio come il mio diventa liscio, come vi promettono tanti parrucchieri, è impossibile, cioè è impossibile. Se avete un capello leggermente mosso, probabilmente il capello diventerà liscio. Se avete un capello riccio tipo afro, sarà difficile che il capello diventerà liscissimo. Magari sarà più facile da gestire, sarà più facile da lisciare, però ragazzi, non diventa liscio purtroppo. Il trattamento che uso io è questo qui, che praticamente si chiama Liss Care. E è di una marca che adesso leggo perché non l'ho vista, che si chiama Fanola. Sì, Fanola, è anche Made in Italy. Questa qui l'ho preso sempre dal fornitore per parrucchiere, dove ho preso la tinta per i capelli. Non so, vi ripeto, se la trovo reperibile da qualche parte, ve la linko qui sotto. Altrimenti non ho idea di dove si possa acquistare. Questo trattamento non è così tanto facile da fare, dovete avere un po' di manualità, cioè non è tipo la tinta, la mettete e la sciacquate. Vanno prima lavati bene i capelli con lo shampoo del trattamento, che è tipo quello a pH neutro, non mi ricordo esattamente, prendete con le pinzette un attimo quello che sto dicendo. Poi va risciacquato lo shampoo, il capello deve essere sgrassato benissimo, quindi magari dovete fare due, anche tre shampoo, dovete sentire proprio che il capello non sia più grasso. Mettete il trattamento, ve lo dovete far mettere magari da un'altra persona, io lo faccio con mia mamma, sempre ce lo facciamo a vicenda come la tinta. Ne va messo davvero pochissimo su ogni ciocca, e il trattamento, il liquido non deve toccare la cute, altrimenti poi quando lo attivate con la piastra un po' brucia la cute. Poi non mi ricordo esattamente se va lasciato in posa 20 minuti, 5 minuti, c'è scritto sul foglietto che io tengo sempre da parte. Una volta che avete finito appunto di mettere il liquido su tutti i capelli, dovete passare su ogni ciocca, ma le ciocche devono essere molto piccole, almeno 7 volte la piastra al di sopra dei 220 gradi. Se passate la piastra ad una temperatura minore, il trattamento non si attiva. Io ho fatto una grande cavolata, perché l'ultima volta che l'ho fatto non mi ero ricordata di questa cosa, ho acceso la piastra senza dargli troppa importanza e ho iniziato a fare il trattamento. Dopo un'ora, perché ci vuole tantissimo tempo a farlo, dovete prendere delle ciocche molto piccole, quindi più capelli avete, più lunghi ce li avete e più tempo ci vuole.
dopo che avevo fatto tutta la parte dietro, mi sono accorta che il capello era un pochino, era rimasto bagnato del trattamento e ho detto perché sono andata a vedere la piastra ed era appunto ad una temperatura più bassa dei 220 gradi, quindi ho dovuto rimetterla e ripassarla un po' così, non l'ho fatto benissimo l'ultima volta, mi sono un po' arrangiata e poi l'ho fatto bene nella parte davanti. Per farvi capire, dovete poi aspettare che i capelli si raffreddino e risciacquarli nuovamente e poi asciugarli. Questo per farvi capire che non è un trattamento così semplice da fare. Se avete un po' di manualità potete farlo tranquillamente, cioè non è poi così complicato, però se proprio non sapete gestire i vostri capelli forse non riuscirete a farlo. Anche il trattamento io avevo iniziato a farlo dal parrucchiere, però la cosa che ho notato è che siccome io ho tantissimi capelli, non so se si vede dal video, ne ho davvero tantissimi, e poi i miei capelli sono grossi e molto porosi. Che cosa succedeva? Che il parrucchiere, ovviamente, per risparmiare il liquido, perché rispetto ad una tinta per loro è molto più costoso farlo, mi metteva meno liquido possibile, quindi nell'ultima parte arrivava che ne metteva davvero poco, il capello mi si è leggermente rovinato nell'ultima parte dove andavano sempre, che è sempre la famosa parte sfigata di destra. Però la cosa che ho notato è che siccome il parrucchiere ovviamente ha paura di bruciarvi, che succede? Che non arriva proprio alla radice, che è quello di cui ho più bisogno io, ma arrivava qualche millimetro prima, quindi in realtà trattamento finito, tutti i capelli fatti benissimo, però c'era sempre il primo pezzetto che rimaneva crespo. Invece facendolo da sola io sento quando mi brucio e riesco ad arrivare proprio all'attaccatura dei capelli. Il trattamento va fatto all'incirca ogni 2 mesi e mezzo, 3 mesi, in base a quando vedete che avete la ricrescita, e poi ho letto qui che comunque tende ad andare via su tutto il capello, quindi io lo rifaccio tranquillamente su tutti i capelli. Quando lo fate, la cheratina tende a scolorire il capello. Quindi uscirete fuori tipo color carota e dovete fare poi per forza sopra una tinta. Quindi anche lì, se non fate tinte, occhio perché appunto questo trattamento scolorisce il capello. Ora sono stata 2 ore a parlare di questo trattamento, passiamo al resto. Comunque, dico l'ultima cosa e poi passo al resto. Questo trattamento mi ha davvero cambiato la vita, mi ha davvero semplificato la vita. Io adesso riesco a lavare e ad asciugare i capelli in un'ora, cioè praticamente li lavo, mi faccio la doccia nel frattempo, asciugo e alliscio i capelli in un'ora. Prima per me era impensabile, solo per farmi la piega tra phon e piastra ci mettevo tipo un'ora e mezza. Infatti prima lavavo i capelli una volta a settimana, per me era una tragedia quando dovevo lavarli. Adesso riesco a lavarli finalmente 2 volte a settimana, ad averli sempre a posto, e ci metto davvero pochissimo tempo ad asciugarli. Prima di dirvi tutto quello che metto sui miei capelli, voglio fare una piccola premessa: se cercate di far allungare i capelli, se, anzi, se volete far allungare i capelli e volete averli sani allo stesso tempo, quello sembrerò una rompiscatole in questo momento, però calcolate che tutto ciò che abbiamo fuori dal nostro corpo rispecchia quello che abbiamo dentro, quindi bisogna bere tanta acqua, bisogna mangiare bene, bisogna avere uno stile di vita sano, che significa che se rispecchiamo queste cose anche i nostri capelli, la nostra pelle saranno meglio. Se mangiamo male, se fumiamo, se non so, trattiamo male il nostro corpo, tutto quello che c'è dentro viene fuori, quindi la nostra pelle non sarà bella luminosa, i nostri capelli saranno spenti, saranno magari secchi oppure grassissimi. Quindi sembra una rompiscatole, però questa è la prima delle regole per avere un corpo e, non so, i capelli e sani. Se cercate di farli allungare, ci sono delle piccole cose che ho visto funzionano molto bene. Dovete, uno, pettinarli il meno possibile. Perché? Perché quando li pettinate, avete visto che i capelli si spezzano. Se voi li pettinate sul lavandino, probabilmente vedrete quanti capelli si spezzano. Se lo fate così, i capelli cadranno per terra e in realtà non lo vedete. Quindi io praticamente non li pettino mai tra un lavaggio e l'altro, li pettino soltanto quando poi metto il balsamo. Capisco che può non essere un consiglio utile per tutti, perché magari se avete dei capelli molto molto fini possono intrecciarsi facilmente, quindi dovete pettinarli. Vi do un consiglio però per farlo: quando pettinate i capelli in generale, che sia col balsamo, che sia senza balsamo, che i capelli siano bagnati o asciutti, non fatelo partendo dall'attaccatura dei capelli, perché che succede? Che se voi partite dall'alto, non fate nient'altro che spostare tutti i nodi verso il basso, arrivate a metà delle lunghezze che dovete tirare tantissimo e spezzate tutte le punte. Quando pettinate i capelli, iniziate
dalla parte finale. Piano piano sciogliete i nodi, deve essere una cosa delicata, non dovete tirare e strappare il nodo, dovete scioglierlo. Quindi iniziate dalle punte e piano piano salite verso l'alto. Io da quando faccio questa cosa ho visto davvero una differenza, una grandissima differenza. Altro consiglio, occhio a come li legate, cioè se utilizzate quegli elastichetti piccoli che hanno magari anche il pezzettino di metallo, quegli elastichetti possono spezzare i capelli. Quindi che cosa dobbiamo utilizzare? Quando magari state dentro casa, non dovete fare nulla di particolare, utilizzate degli elastichetti, non so neanche come spiegarvelo, mi sono dimenticata di prenderlo, quindi vi lascio un'immagine qui. Utilizzate questi elastichetti perché sono molto più morbidi e molto più delicati sui capelli, non li vanno a spezzare perché non vanno a creare una forte tensione come fanno quelli piccoli. Poi ovviamente se uscite dovete fare una coda, ok, legateli, però quando potete, cioè legateli con quelli piccolini, quando potete utilizzate questi qui in modo appunto da spezzare il meno possibile i vostri capelli. Passiamo poi a tutto il lavaggio e il trattamento. Allora, quando posso metto l'olio di cocco sui capelli. Ora sto utilizzando questo qui che credo di aver comprato al supermercato perché c'è proprio l'immagine dell'olio di cocco utilizzato per cucinare. Va bene qualsiasi olio di cocco, l'importante appunto è che sia 100% olio di cocco. Quando la temperatura è sopra i 25 gradi, l'olio di cocco diventa liquido. Occhio perché io l'ho tirato tipo due volte per terra quando ho iniziato ad utilizzarlo tanti anni fa. Quando invece fa freddo, l'olio di cocco rimane, vedete, solido. Come fate? Ne prendete un bel po' e lo mettete su tutti i capelli. Mettetelo sulle lunghezze, ovviamente non dovete andare come se mettete lo shampoo sulla radice. Lo mettete sulle lunghezze, specialmente sulle punte, però siccome è un prodotto naturale, non possiamo pensare di lasciarlo un'ora e che l'olio di cocco faccia miracoli. Io lo metto soltanto se so che posso lasciarlo almeno, non lo so, 4-5 ore. L'ho messo ieri sera e ho sciacquato i capelli oggi verso stamattina, verso le 10 e mezza, 11. Quindi l'ho tenuto parecchie ore sui capelli. Mettetelo solo in questo caso, altrimenti l'olio di cocco non ha tempo di fare effetto e non, cioè, non ci perdete neanche così tanto tempo. Quando lo mettete, sì, sembrerà che non lavate i capelli da, non lo so, 2 anni e mezzo, però chi se ne frega, se state dentro casa va benissimo. Quando lo mettete, vedete proprio che i capelli vengono super lucidi, super morbidi. Se avete dei capelli molto molto grassi, magari non è, diciamo, la maschera giusta per voi, piuttosto potete magari metterlo soltanto sull'ultimo pezzo dei capelli, non vi avvicinate tanto alla radice se questa parte tende a diventare molto grassa subito appena dopo li lavate. Passiamo al lavaggio, ho registrato delle clip in modo da farvi vedere realmente quello che faccio. Allora, io lavo i capelli nel lavandino per due motivi: uno, credo che i capelli in questo modo riesco a lavarli meglio; due, c'è minor spreco d'acqua. Se li lavassi sotto la doccia rimarrebbe sempre aperta e quindi l'acqua andrebbe via a litri, invece in questo modo apro il rubinetto soltanto quando mi serve. Shampoo e balsamo che utilizzo, già ve ne ho parlato, sono questi qui della TG, della linea Bad Head, e sono praticamente Resurrection per capelli danneggiati. Mi piacciono tantissimo perché uno, lo shampoo lava benissimo; due, il conditioner, che è praticamente il balsamo, fa davvero un ottimo lavoro, va quasi davvero a nutrire il capello, ve lo fa sentire meno sfibrato, molto più morbido, molto più sano, molto più luminoso. Già ve ne ho parlato anche nel video dell'haul, appunto, dove vi facevo vedere questi prodotti. Se li comprate dal parrucchiere costano tantissimo, costano tipo 40 euro a bottiglia. Io li ho presi su internet, li ho trovati scontati insieme sul sito di Feel Unique, se non sbaglio, ve lo lascio sempre qui sotto, e stavano tutte e due le bottiglie scontate a 17,50. Significa che una bottiglia la pagate all'incirca 9 euro, 8 euro e qualcosa. Se andate a confrontare questo prezzo con gli shampoo che ci sono al supermercato, vedrete che quasi quasi, anzi non quasi quasi, conviene questo qui. Siccome sono degli shampoo professionali, vedete la differenza a livello di quantità che dovete utilizzare, ne bastano davvero pochissimi. Ve l'ho già raccontata questa cosa, non vorrei essere ripetitiva, però mi sento di doverla dire. Quando mi erano finiti, ho dovuto utilizzare degli shampoo delle rimanenze che avevo dentro casa, che erano appunto shampoo e balsami presi al supermercato,
E mi sono accorta che di questo ne uso davvero pochissimo. Di quelli lì per insaponare dovevo metterne una manciata intera, invece di questo qui ne prendo davvero una noce. Anche di balsamo stessa cosa, ne prendo davvero poco. Quello lì ho svuotato mezza bottiglia e non mi sentivo ancora che, oddio, non ho detto balsamo intendo, non mi ricordo se ho detto shampoo. Sento davvero che fa la differenza. Invece quelli del supermercato sentivo che lo mettevo, ma non faceva niente anche per pettinarli. Risultavano talmente come se non ci fosse il balsamo ai capelli che ho dovuto insistere un pochino di più. Come lavo i miei capelli? Inizio con lo shampoo e vi faccio vedere la quantità che utilizzo dello shampoo e vado appunto a lavare bene la radice. Calcolate che faccio due passate di shampoo, quindi metto lo shampoo, sciacquo e poi lo metto nuovamente. Nella prima passata vedrete che lo shampoo non sarà tanto schiumoso perché va a togliere, diciamo, la parte più sporca. Non sembra carino dirlo, però è così: va a togliere la parte più sporca. E la seconda passata di shampoo invece va a pulire ancora più in profondità. Vedrete che lo shampoo farà ancora più schiuma. Una volta finito con lo shampoo, vado a strizzare i capelli, cosa che prima non facevo, e vado a mettere il balsamo. Perché strizzo i capelli? Perché altrimenti, diciamo, l'acqua che poi cola dai capelli porterebbe via il balsamo. Il balsamo lo metto solo sulle lunghezze, ne prendo quanto serve, dipende ovviamente da quanto è lungo il vostro capello e da quanti ne avete e la quantità che sceglierete. Lo metto sulle lunghezze e lo pettino come vi ho detto prima, quindi dalle punte verso la radice. Una volta che ho finito, vado a legare i capelli con un mollettone. Lascio il balsamo in posa per quanto più tempo possibile, diciamo almeno 10 minuti. Nel frattempo mi dedico a fare le cose che posso fare in 10 minuti, un quarto d'ora, quindi sapete, magari ci dobbiamo depilare le gambe, fare queste cose qui, dobbiamo fare una maschera, dobbiamo fare lo scrub. Fate quello che dovete fare nel frattempo, però lasciate il balsamo in posa. In questo modo il balsamo ha un po' di tempo per fare effetto. Poi lo sciacquo, io sciacquo i capelli poi sotto la doccia, quindi diciamo li lavo nel lavandino. Poi, una volta che ho finito di mettere anche il balsamo, li sciolgo, mi faccio normalmente la doccia, vado a pettinare nuovamente i capelli, sempre dalle punte verso l'alto, perché ho notato che in questo modo i miei capelli, non so, rimangono più in forma. Se li lavo verso l'alto e li pettino verso l'alto, è come se un po' la radice prendano la vertigine. Lo so, sono stranissimi i miei capelli, però è così. Preferisco appunto pettinarli nuovamente, li sciacquo sotto la doccia, mi asciugo prima con l'accappatoio, poi tolgo l'accappatoio e prendo un asciugamano in microfibra che serve per assorbire tutta l'acqua in eccesso. Un altro piccolo consiglio: quando strizzate i capelli, non fatelo in questo modo, cioè non andate a ruotare il capello, perché in questo modo create solo tensione e aiutate semplicemente il capello a farlo spezzare. Io faccio così, lo piego a metà e lo strizzo, così non lo vado a ruotare e ancora una volta cerco di curare al meglio che posso i miei capelli. Poi, detto così, parlandone per 30 minuti, 40 minuti consecutivi, sembra chissà che faccia. Una volta che poi si fa sotto la doccia, ci vuole veramente un secondo. Tolgo i miei capelli dall'asciugamano, adesso passiamo all'asciugatura. Inizio mettendo questo prodotto di Mr. Lover che si chiama Smoothing Cream. Questo qui l'avevo preso da un parrucchiere, ancora una volta, se trovo il link, ve lo metto qui sotto. Lo metto su tutte le lunghezze, non alla radice. Questo prodotto mi aiuta sia ad allisciare i capelli con il phon e con la piastra dopo, mi aiuta anche a pettinarli. Li pettino nuovamente, ancora una volta, dalle punte verso la radice. Posso finalmente passare all'asciugatura dei capelli. Metto il phon a metà temperatura, non la metto altissima, e lo metto a tutta potenza. Vado ad asciugare i capelli per cercare di levare quanta più acqua possibile. Ancora non vado con la spazzola, semplicemente metto il phon sopra la mia testa e cerco appunto di asciugare al meglio possibile i capelli. Non li asciugo al 100%, li lascio sempre un po' umidi, però l'importante è che non siano bagnati. Tra un secondo andrò a fare la piega, però in questo modo, asciugando
quasi totalmente il capello, che cosa succede? Che il capello non è ancora asciutto, quindi può essere comunque lavorato, può essere ancora lisciato, però allo stesso tempo gli abbiamo tolto la grande quantità di acqua, quindi non dobbiamo andare a passare tante volte su ogni singola ciocca con il fono ad alta temperatura, sempre per cercare di rovinare il meno possibile i capelli. A questo punto faccio delle sezioni in orizzontale sulla mia testa, io in totale ne faccio 4, ancora una volta dipende da quanti capelli avete, la quantità di sezioni che andate a fare. Sempre con il fono a metà temperatura e a metà potenza asciugo al meglio possibile, questa volta al 100%, le radici, e poi con il fono a potenza elevata, a temperatura elevata e con la spazzola piatta vado ad allisciare i capelli. Dopo che ho fatto il trattamento ci metto un secondo a fare questa cosa, quando non lo facevo mi ci voleva molto più tempo. Proseguo così fino a che non ho asciugato tutti i capelli. Se alla fine mi rendo conto che i capelli sono leggermente umidi, continuo ad asciugarli con il fono, magari mi aiuto a pettinarli un po' con la spazzola, però cerco di asciugarli davvero al meglio possibile. Passiamo ora alla piastra. Io utilizzo la Cloud 9, che è una piastra fantastica, anche questa se ve la trovo me la metto qui sotto in descrizione, ce l'ho da tantissimo tempo, alliscia benissimo, mi piace un sacchissimo. La metto a 180 gradi, non c'è bisogno che la temperatura sia tipo temperatura del sole per allisciarli, ancora una volta grazie a lui, altrimenti prima la mettevo tipo a 220 al massimo, ma non mi si allisciavano i capelli. Che cosa faccio? Faccio 3 sezioni, la prima dalla parte più alta della testa dietro all'orecchio sinistro, la seconda sempre dalla parte più alta della testa verso l'orecchio destro. Lego queste 2 ciocche e le metto via per il momento e inizio a lavorare la parte dietro. Faccio delle sezioni molto più piccole rispetto a quelle che ho fatto con il fono e inizio a lavorare con la piastra. Passo bene alla radice e poi lavoro le lunghezze. Ruoto la parte sinistra verso fuori e la parte destra verso fuori. Quindi mi verranno questi boccoli sciolti appunto verso fuori. Quindi questa parte la ruoto in questo verso, questa parte la ruoto in quest'altro. Come faccio? Non giro mai tantissimo la piastra, perché più girate la piastra e più il boccolo si chiude, più vi viene il boccolo, diciamo, quello da riccioli d'oro. Ruoto, diciamo, di 90 gradi, 180 gradi più o meno la piastra, vedete un attimino quanto volete chiuso il boccolo. Proseguo a lavorare la lunghezza. Se volete un video dedicato alla mia piega per capelli, io in realtà già l'ho fatto, soltanto che siccome avevo i capelli più corti, non gliene ha fregato niente a nessuno e quel video ha pochissime visualizzazioni. Se volete un video super dettagliato sulla mia piega per capelli, su come muovo la piastra, su come faccio ogni sezione della mia testa, ve lo lascio cliccabile qui, così non devo parlare per altre 50 ore della piega, sennò questo video veramente diventa di 1 ora e mezza. Una volta che ho finito tutta la testa con la piastra, prendo questi 2 prodotti che sono praticamente Blowout Balm, sempre di TG della linea Catwalk, e quest'altro che invece si chiama Aveda Smoothing Fluid, che è praticamente, diciamo, per capirci, sono tipo cristalli liquidi, anche se non lo sono, però si avvicinano a quell'idea più o meno per farvi capire di cosa si tratta. Prendo una pompettina di uno, una pompettina di un altro, li miscelo sulle mie mani e li lavoro un pochino sulle lunghezze. In questo modo i capelli vengono morbidissimi, super lucidi, e questa è praticamente l'asciugatura completata. Io penso di avervi detto tutto quello che c'è da dire sui capelli, forse vi faccio vedere anche come li lego la notte. Faccio questa cosa, li metto a testa in giù, anche se non ho un elastichetto qui vicino a me, li prendo in questo modo e li lego proprio nella parte più alta della testa, prendo l'elastichetto, faccio un giro morbido e li lego in questo modo. Cioè le punte le lascio fuori. La mattina quando li sciolgo, non dico che vengono così come appena fatti, però diciamo che l'effetto rimane più o meno questo. Magari la mattina, se la notte sudo, se non so, dormo male, quindi ho un ciuffo così, un altro così, diciamo che mi ripasso soltanto con la piastra l'attaccatura della la coroncina qui davanti, o magari vado qui vicino alla riga. Ultimamente sta succedendo veramente raramente, quindi riesco a gestire tranquillamente anche l'utilizzo della piastra. Ovviamente non c'è da dire che
meno utilizzate la piastra, meglio stanno i vostri capelli, lo so anch'io, per me è una cosa necessaria nella mia routine. Però mi rendo conto che meno la utilizzo e meglio è per i miei capelli. Quindi ragazzi, siamo diciamo a metà novembre, vediamo l'anno prossimo dove arriveranno i miei capelli. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video così tanto lungo. Se avete qualche domanda, scrivetemela come al solito nei commenti qui sotto. Se mi sono dimenticata di dirvi qualcosa, ve lo scrivo sempre nell'info box, però più o meno penso di avervi detto tutto quanto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video, speriamo molto più corto di questo. Mua!